sabato 15 e domenica dalle 10. Ci saranno una serie di workshop che troverete sul programma e poi tanti stand di giovani artigiani che autoproducono, di giovani maker, perché questa è la nuova frontiera. Grazie. Bene, sì, grazie mamma Maria. Allora, innanzitutto, per chi non conoscesse Weekend, Weekend è il festival del Fattamano, è arrivato quest'anno alla quarta edizione e possiamo dire che quest'anno ha veramente avuto un grande successo. Il primo successo che possiamo dire di aver raggiunto è con le iscrizioni degli artigiani. Noi abbiamo normalmente di solito a giugno la quota degli artigiani e quest'anno ci sono arrivate oltre 210 richieste veramente da tutta Italia e anche dall'estero. E è stato veramente un grande successo per noi e soprattutto è stato difficilissimo, possiamo dire, fare una scelta e solo per 50 corsi o poco più. E immaginate che se avessimo una location più grande, quindi qui a Montpellier, chi poi ci ascolta, potremmo veramente portare anche 100 artigiani da tutta Italia e quindi fare veramente un grande evento. Ma questo ciò non toglie che il Weekend già può dire di essere comunque un bel evento dedicato all'artigianato di qualità. Quindi gli artigiani sono scelti innanzitutto per l'estro, il talento, la qualità delle loro materie prime, ma anche andiamo a vedere come si comunicano, come presentano i loro prodotti, quindi packaging, comunicazione, come utilizzano i social, perché sappiamo che oggi diciamo, tutto questo poi crea un brand. Quindi questa è la prima cosa che insomma, mi premeva di dire. E oltre a questo poi il Weekend quindi è una mostra mercato appunto di artigianato di qualità, ma è anche un evento dedicato poi alle famiglie, ma comunque a tutte le persone che hanno voglia di sperimentare, di creare. E per questo che noi ogni anno ci facciamo veramente quattro per riuscire ad organizzare dei workshop che si mandano totalmente gratuiti, con l'ingresso alla manifestazione è gratuito. E quest'anno siamo riusciti ad avere oltre 350 posti di workshop, quindi quasi 200 posti in più rispetto a quelli dell'anno scorso, grazie a tutti i partner che abbiamo coinvolto. Qui ce ne abbiamo alcuni sono anche nella platea, quindi io li ringrazio innanzitutto tutti davvero, perché grazie a loro siamo riusciti a creare un ricco programma di attività. E prima di lasciare la parola a Maria Paola, che è qua appunto per la CNA, che è il nostro un partner, CNA Umbria, e appunto dico che oltre ai laboratori per bambini e gli adulti che sono master di Weekend, quest'anno siamo riusciti ad organizzare tre contenuti teorici per la prima volta, contenuti teorici che facciamo grazie alla CNA, e sono tre contenuti dedicati proprio agli artigiani, anche se poi in realtà si sono iscritti anche altre persone perché sono contenuti abbastanza trasversali, ma sono veramente tre workshop fondamentali proprio per il loro lavoro. Quindi il primo è sulla craft skills, quindi sulle capacità di adattamento e di superare le difficoltà, diciamo, in momenti appunto di crisi. Per gli artigiani sarà super divertente sabato pomeriggio. E poi ne abbiamo altri due, uno sui video e uno su Instagram, e poi Laura ci illustrerà meglio. Quindi lascio un secondo la parola a Maria Paola di CNA, che appunto ci dice anche perché CNA è voluta entrare in Weekend. Bene, quindi CNA è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa. Noi come CNA rappresentiamo 8.000 imprese artigiane, ovviamente di tutti i livelli. Io in particolare faccio parte di una squadra che si chiama Servizi Innovativi. Questo perché appunto CNA è molto centrata su quelle che sono le nuove sfide per le aziende artigiane. Le aziende artigiane hanno delle caratteristiche tra loro, come voi sapete, molto diverse, ma una delle cose principali appunto è integrare una qualità che è data dalla personalizzazione che l'artigiano può fare a qualsiasi livello, se si tratti di un'impresa manifatturiera più grande che non. Voi sapete che oggi le più grandi sfide dell'impresa 4.0, che tanto viene così millantata piuttosto che detta dalle imprese, rappresenta proprio questo, la personalizzazione, vale a dire ognuno di noi, oggi come oggi, in quest'epoca diciamo di una massima diffusione di alcune cose omologhe, tende a voler avere delle personalizzazioni, quindi anche a grandissimi livelli
l'impresa 4.0 significa soddisfare degli elementi di personalizzazione particolare di un prodotto che va dall'automobile al panino che noi ordiniamo in maniera ormai digitale, vediamo McDonald's, dove diciamo oltre a la carne, no, io non voglio questa cosa, ma ci voglio aggiungere l'ingrediente piuttosto che toglierlo. Quindi tutta la, diciamo, anche l'impresa del futuro è orientata sulla digitalizzazione, sulla personalizzazione collegata fortemente però alla digitalizzazione. Quindi questo cambia molto anche tutto quello che sono le modalità per le imprese artigiane di essere presenti sui mercati. E poi, e quindi tutto quello che per questo abbiamo voluto, diciamo, supportare, questa importante secondo noi, è veramente unica nell'artigianalità, una manifestazione con questi tre workshop che sono assolutamente dedicati alla digitalizzazione. Ormai il marketing è completamente cambiato, modificato, sono modificate le modalità di essere presenti, Instagram, video, ormai uno di noi è presente in un secondo al mondo, quindi questo impone sia alle aziende artigiane che anche alle aziende grandissime di essere, diciamo, consapevoli di questi nuovi strumenti digitali, ma soprattutto della loro, diciamo, del loro miglior utilizzo. Siamo comunque poi convinti, appunto, che la creatività, che è alla base dell'artigianalità, è praticamente il risultato di un'intelligenza collettiva, cioè una collaborazione tra il saper fare e il saper pensare. Quindi siamo particolarmente orgogliosi di poter sostenere questa cosa che è Weekend, che integra appunto l'ADI, integra, diciamo, tutte quelle che sono in questo nuovo orientamento, diciamo, della digitalizzazione e del mantenimento però dell'artigianalità, le figure che possono collaborare come appunto i designer oppure gli esperti nella comunicazione. Bene, un'altra, grazie Maria Paola, un'altra bella novità di quest'anno è la partecipazione attiva dell'ADI, l'associazione industriale, la redazione Umbra, e noi abbiamo oggi il presidente Andrea Pascucci e Elia Pizzoni, un socio. E loro porteranno all'interno di Weekend quest'anno due contenuti, saranno presenti durante, diciamo, tutta la manifestazione con un'area live, dove appunto presenteranno design e, diciamo, dedicato al territorio, però faranno una bellissima iniziativa, e anche questa è una bella novità per Weekend, un talk dedicato al design del territorio, dove ci saranno diversi attori. Innanzitutto, buongiorno, io sono Andrea Pascucci, sono prima di tutto un designer, e da circa 8 anni sono socio dell'ADI, che è l'associazione per il disegno industriale. Sembra inizialmente un qualcosa un po' distante da Weekend, nel senso che sembra la parola industriale, non deve entrare in inganno, perché in realtà rappresenta un po' tutto quello che è il sistema design. Ma in realtà noi come designer iniziamo con un gesto fatto a mano, e poi tutti, diciamo, le figure professionali di cui ci avvaliamo per portare avanti i nostri prototipi, i nostri progetti, sono artigiani. Ma non solo, sempre di più ultimamente, anche in merito a quello che diceva poco fa l'autoressa Maria Paola, cioè c'è proprio un discorso di personalizzazione, e quindi anche il prodotto di design non è più solo qualcosa di fatto, standardizzato e diciamo catalogato e venduto, è qualcosa in estrema evoluzione. Quello che vogliamo fare noi in questo primo che chiamiamo talk, in italiano è cacciata, dipende come si chiama. Insomma, cioè, questa bella chiacchierata che vogliamo fare è la prima di una serie di eventi, la prima di una serie di incontri che nascono proprio dalla volontà, e qui parlo come la mia esigenza di professionista, di conoscere il territorio e di conoscerlo chiaramente per poi innescare tutta una serie di relazioni. Sembrano concetti anche abbastanza semplici, e quindi non per questo facili, perché le cose semplici non sono per facili. E sembra alla base, però in realtà se andiamo a capire bene quanti professionisti, quante aziende, quanti istituti di formazione conoscono quello che è stato il territorio, in realtà non è stato riscontrato.
Questo è il lavoro che noi vogliamo iniziare, lo facciamo chiaramente con l'ADI che ci offre poi dei canali, degli strumenti che sono assolutamente fondamentali, ma lo vogliamo fare con una parte fondamentale e secondo noi la chiave di lettura e anche la forza vincente di questo approccio sta nel fatto che vogliamo coinvolgere i giovani. Vogliamo coinvolgere i giovani inteso come gli studenti e vogliamo coinvolgere i giovani designer. Questo è un evento che nasce realmente, non casualmente, però da una mia collaborazione con Elia, che è entrata a far parte dell'associazione da pochissimi mesi, proprio perché nei giovani c'è una forza, c'è una volontà in certi giovani. Quindi dovrebbe essere anche uno spronare chi vuole fare. Lì vogliamo trovare l'energia che ci consente realmente di portare avanti questo progetto. Per questo che è il primo di una serie di incontri. Cioè, il prossimo non sarà tra 6 mesi, il prossimo forse sarà tra 1 mese, e sono degli incontri in cui ci conosciamo, portiamo delle tematiche, conosciamo delle aziende. Domenica sarà l'occasione per conoscere l'esperienza, a mio avviso, molto interessante che ha fatto ultimamente, che sta portando avanti la CIA. Non è un processo di innovazione dal punto di vista di ristrutturazione dell'azienda fatta, oltre che da Federico Malizia, l'amministratore delegato, ma da Fabrizio Nivesi, designer, che hanno fatto un lavoro unico. Quindi casi concreti, giovani, tanta energia, insomma è un po' di cose interessante da portare avanti, quindi è il primo di raccontare, e io devo raccontare qualcosa in più di un tuo punto di vista, diciamo. Sì, molto, intanto buongiorno a tutti. Io dalla mia parte, diciamo, dalla parte leggermente più giovane, posso essere chiamato, la cosa interessante, io sono stato spinto ad entrare in ADI dalla voglia di conoscere quello che ho vinto. Sono stato 6 anni fuori, ho studiato a Firenze. Tornando qui avevo bisogno di conoscere e ho trovato in ADI la maniera giusta. Credo che ci sia tanto da fare e credo che nei pochi che ora siamo, quello che stiamo facendo è buono. Se fossimo ancora di più sarebbe sicuramente più semplice, anche più interessante per tutti. Quindi anche un appello, no? Sì, è un appello a chi ha voglia di partecipare, di informarsi, soprattutto di conoscere, perché in questi pochi mesi sento di aver arricchito molto il mio bagaglio, ma se non altro in conoscenze. Poi... Senti, ricordiamo l'orario del talk? Sì, qui è domenica pomeriggio alle ore 18, presso la Sala Rossa. Esatto, sempre a Palazzo Ricci, però saremo lì sopra in sala conferenze, quindi anche questo è un evento gratuito al quale si può partecipare interamente. Le ultime battute, allora, ero contenta che Laura Barberi facesse un saluto. Laura è la nostra fotografa ufficiale, nonché quest'anno gli ho dato anche l'incombenza di coordinare tutti i fotografi, ma anche di tenere il workshop sull'artigianato Instagram per l'artigianato. Esatto, sì, allora anche una breve introduzione, l'ho scattato anche l'anno scorso questo festival, quindi sono felicissima di ritornare. Solo che quest'anno forse era importante coordinare fin dalle prime battute anche il team di fotografi che poi mi supporterà in questa bellissima attività. Questo perché comunque gli sponsor sono tantissimi e i momenti aggreganti sono altrettanti, e quindi è importante cercare chiaramente di mettere in risalto in quella che è la creatività di ognuno di questi workshop. Quindi è impossibile farlo senza comunque una strategia a monte, perché poi uno vede un prodotto finito, che quello magari di un fluido feed di immagini, in realtà dietro c'è tanto lavoro. E dietro questo tanto lavoro e questa strategicità, in realtà, è quello poi su cui si andrà a imperniare anche il workshop che terrò, che appunto è sulla creatività dell'artigianato su Instagram. Questo perché ormai non si può prescindere dal ragionare in termini di brand, nemmeno per la propria persona, quindi è importante in qualche modo comunque presentarsi in modo organico e efficace. E per fare questo, anche qui non è nulla lasciare al caso, perché Instagram è vero che è un social network a cui possono accedere tutti, però c'è un grande divario tra chi chiaramente ne fruisce a livello personale e amatoriale e chi invece ne fa comunque un veicolo per la propria professionalità. Quindi quello su cui
mi piacerà mettere l'accento è proprio questo, ossia capite poi un po' quelle che sono le regole di base di questo socio, di tutte le finalità, che comunque un divenire continua, sono 800 milioni di users in tutto il mondo, in Italia 16 milioni, potete capire che comunque è una cifra impressionante. Quindi in un momento farò questo tipo di impagamento, per poi cercare anche in realtà fare dei mini set fotografici in cui vorrò vedere effettivamente questi artigiani come si troveranno. Poi per andare ad analizzare anche un po' la comunicazione che già fanno di se stessi e per vedere se posso dargli qualche input effettivamente poi per metterlo a tiro. Quindi questo sarà un po' l'arco della cosa. Grazie Laura. A voi. E un'altra novità abbiamo più salire breve interventi, sarei contenta di presentarvi di sapere bene di Officine Fatti e loro saranno protagonisti insieme anche ad altri nostri partner di una piccola area live. Officine Fatti la conoscete tutti, però ero contenta insomma che si facesse una piccola presentazione anche del loro progetto. Grazie, salve a tutti, buongiorno, noi gestiamo questo spazio e da poco siamo diventati associazioni. Siamo 8 ragazzi, ognuno con un proprio progetto, c'è chi restaura la bici d'epoca, chi realizza vestiti, chi fa gioielli, chi fa souvenir, e ritengo sarà per noi l'occasione, la prima occasione di mostrare insieme tutti i nostri prodotti. Bene, grazie. E niente, poi volevamo portare anche una piccola esperienza di un'artigiana che abbiamo scelto tra gli artigiani di Cumbria, la Laura, così il suo brand si chiama Cosmica, e siamo contenti appunto di averla oggi con noi, che ci dice perché ha deciso di partecipare al weekend, come pensi che il tuo brand possa essere valorizzato. Ho deciso di partecipare principalmente perché devo farmi vedere che esisto, dato che comunque sono presente soprattutto online, quindi ho un negozio online, su social, però ecco dal vivo non faccio neanche weekend, mi sembrava il contesto giusto, il contrario, non invece di essere solo troppo online, mi sembra il contesto giusto perché comunque gli artigiani selezionati sono di qualità, ma ti ringrazio, e perché no, veramente sono molto bravi, li conosco chiaramente, però non li conosco e so che sono veramente bravi. Ed è una manifestazione molto bella, molto interessante e vorrei partecipare al workshop, se possibile. Sono uno degli artigiani che fa cose appunto personalizzate, come dicevamo prima, quasi tutta la produzione su ordinazione personalizzata e essendo presente online, chiaramente ho clienti da tutto il mondo, questo è veramente bello, insomma, perché mi permette di fare questo lavoro, finalmente diventato un lavoro, come dicevamo. Anni fa, 3 anni fa, spero di continuare a fare ancora per molto. Esatto. E possiamo dire che il weekend ha dato anche la possibilità a alcuni brand giovani proprio di diventare brand, però in realtà è fare in modo che questi appunto artigiani diventassero poi dei propri professionisti. Io penso che abbiamo detto tutto, ringrazio anche le ragazze del Costa che saranno presenti con un laboratorio bellissimo domenica pomeriggio, anche questo ormai tutto sold out, con la Nintendo Labo, e vi ringrazio a tutti per essere stati qua, e se ci sono domande, non ci sono domande, perché abbiamo parlato molto, grazie. Lo immaginavo. Grazie, sì, questa cosa è tale, lui è bello,